agosto 1993. Località Barberino Valdelsa. 12 giorni dopo l'omicidio di Francesco Vinci, in una macchina viene trovato il corpo di Milva Malatesta e del figlio Mirko di 3 anni, entrambi morti carbonizzati. Anche questa volta si affida alle fiamme il compito di cancellare le tracce. Ma chi era Milva Malatesta? Frequentava con i compagni di merende la misteriosa cascina di via di Falpignana. Una vita disperata, quella di Milva Malatesta. Il suo primo convivente si era suicidato in carcere, aveva avuto una relazione col mago Indovino ed era stata anche l'amante di Francesco Vinci. Per la sua morte era stato processato il marito e padre del piccolo Mirko, Francesco Rubino. Rubino, per legge lei ha facoltà di dire l'ultima parola, la vuol dire? Se la vuol dire. Bene, dica. Parli al microfono. Scusa, se vuol dire qualche cosa, no, qui non c'entra nulla l'avvocato. Mi piace la mia moglie e tu mio figlio, ho perso un bambino e nulla. Non so stare a casa. Va bene. Allora, il nome del popolo italiano, la Corte di Assise di primo grado di Firenze, sezione seconda, vista l'articolo 530, comma seconda, codice di procedura penale, assolve Rubino Francesco dal reato a lui ascritto per non aver commesso il patto. Ordina la scarcerazione dell'imputato, del Rubino Francesco, e al direttore del carcere della sua immediata dimissione se non ritenuto per alta causa. L'udienza è tolta. Anche per questo omicidio non si sono trovati i colpevoli.
prego, ecco, qua, si sieda pure qui, si sieda pure qui, la persona, ecco, state comodi, state comodi, la persona che entra adesso è il mago Manuelito, mago da Messico, è così, che sta a Sesto Fiorentino. Lei è veggente, cartomante e anche diagnostico, cioè indovina le malattie, dice cose, fa dei consulti, fa dei consulti. Come mai, scusa, perché questo mi incuriosisce, lei, mago Manuelito de Messico? Sì, sì. Esattamente, breve tempo fu nel Messico, dove in città di Guadalajara ho conosciuto uno dei grandi magi, sì, per esempio, sì, Bertolt. E si è specializzato in Messico. Ha sentito questa sua... Si parla a voce un po' più alta, sì, perché se no le sue profezie rimangono fra di noi. Sì. Allora. Ha sentito un dovere, ha sentito, sì, qualcosa di potermi dare l'onore di portare il suo nome. Ma lei non mi sembra però sudamericano come accento. No, no, sono nato dalla provincia di Enna, Nissoria, un piccolo paese. Ho capito. E invece è andato lì in Messico e esercita invece a Sesto Fiorentino. Sesto Fiorentino. Ecco. Beh, dica un concetto conclusivo che però che faccia capire che è un faccia lei è il mago, io sì, sì, che gli devo dire. Può togliere la mano. Vedo che praticamente sta molto bene. Sta molto bene, bene, bene. Va bene così. Senta, ma lei non la prenda. Natale, non vorrei. Ecco, non la prenda come cattiveria questa qui, ma lei perché ha scelto di fare questo lavoro anziché farne un altro? Senza nessuna offesa, vuol dire? Un concorso alle volte. Mi sento un qualcosa dentro. Sì. Che ci sono molte volte che mi viene un istinto particolarissimo. Che istinto viene, Manuelito? Ma dell'istinto piuttosto ben preciso. Sì. Prevedevo già attraverso lo sguardo dei piccoli, Giordano e Leonora, prevedevo il ritorno del padre, e questo l'ho detto a qualche amico privato con questo colgo l'occasione di poter dare, no, di poter dare un saluto a chi? A questi due piccoli, ah, e un augurio di buon Natale. Sfortunatamente, Carola, è esattamente così. Solo che non capisco quale rituale sia. Perché proprio loro? Sappiamo come li uccidono e come li seppelliscono, ma non il perché. Si tratta di un gruppo di persone, ma dov'è la prova che sia un cerimoniale? Ci sono molti cerimoniali di sepoltura. Se fossero omicidi cerimoniali o sacrificali, avremmo un solo forte colpo, o lo smembramento. Qui c'è l'azione furiosa di un singolo. Uccisi dove hanno incontrato l'assassino, proprio non capisco. Sì.
Tutti i giorni si sente di gente uccisa in nome della religione. Succede in tutto il mondo. Tutti quelli che si oppongono ai loro principi o dottrine pagano con la vita. E tu credi che questa setta esista ancora? Perché no? Molte religioni esistono da tanto. D'accordo. Diciamo pure che tu abbia ragione e che abbiamo a che fare con una religione clandestina che per sua natura è segreta. Come troviamo questa gente? We'll be right back.
Ricevute da noi in questi giorni, ce n'è una di un collega della Nazione di Firenze che dice di aver avuto al Forteto un'esperienza positiva. Problema. Ma devo aggiungere che in 6 anni di Porta a Porta non ci siamo occupati tante volte di minori, ma non abbiamo mai subito tante pressioni per non occuparci di questa vicenda del Forteto. Pressioni quotidiane, siccome la puntata doveva essere fatta qualche settimana fa, che sono avvenute con una sistematicità che francamente ci ha sconcertato. Noi siamo occupati sempre con grande prudenza dei minori, nessuno ha mai avuto niente da obiettare, e adesso si vorrebbe sostenere che il solo fatto di pronunciare questo nome proibito, il Forteto, possa nuocere a questi bambini. Quindi si vorrebbe...
voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. A quanto? La parola, vivi in giuce, il lavoro e la libertà, risolveremo prima o dopo. Yeah!
scioglimento di Ordine Nuovo del 1973, a Milano nasce un nuovo gruppo che ne era la continuazione. Ha contatti con nuclei nelle Marche, dove avverranno altri attentati prima della strage dell'Italicus, e con i neofascisti toscani. Ha una strategia feroce, ha raccontato un testimone, Valerio Viccei, al giudice istruttore di Bologna, Leonardo Grassi. Era una cellula, la cellula toscana la chiamavano, il Fronte Nazionale di Liberazione, era una cellula di un sistema più grande. Il motore, l'impulso veniva dato dal gruppo milanese, però poi dovevano operare anche cellule disperse sul territorio. Augusto Cauchi era una figura importantissima delle versioni di destra di quel periodo, poiché era in rapporto diretto con Licio Gelli, e dal quale aveva ricevuto dei finanziamenti, ed era protetto dai servizi nella figura di Federigo Mannucci dell'Incasa, capo centro del Sismi di Firenze, che ne consentì la fuga in una circostanza in cui poteva benissimo venire catturato. Posso dire questo con certezza perché Federico Mannucci Benincasa è stato assolto sì da una molteplicità di reati, ma per questo invece è stato prosciolto per sopravvenuta prescrizione. Yeah!
Buonasera, Giampiero, prego. Un legionario, non un ex legionario. No, legionario, sempre legionario. Perché quando uno è un legionario lo è per tutta la vita. Fino alla morte, sì, è vero. E perché uno diventa legionario? Ma a volte così per combinazione, per... Indocina, 1954, Hai Phong, il legionario è sepolto vivo. 18 milioni di dollari. La notizia ha fatto il giro della città, ma per Giampiero nulla è cambiato. Quei soldi Stati Uniti diranno ai suoi... Joe Vigilanti, di origine italiana, è un imprenditore di Norwalk, nel Connecticut, dove vive e lavora. Uno nel suo paese d'origine è stato scambiato per il mostro di Firenze. Qualcuno che, come lui, si chiama Vigilanti. E se fosse un suo parente? Quindi non viene neanche indagato, perché lei non è stato neanche indagato. C'è stato un attimo di un sospetto che è finito sul giornale, quindi un'inezia. Però, come abbiamo detto prima, insomma, quattro perquisizioni. Perquisizioni, sì. No, ma dico, non ha subito nessun processo. Tutto si è fermato molto prima, perché era talmente una... Io non sono mai andato una bolla processo, di sapone, esatto. Dire le cose, sì, sì, esatto, esatto. È una, però la classica... la CNN, facendo i documentari, diciamo, li hanno fatto... E hanno preso i nomi, certo, certo. Perché Fioravanti al processo faceva anche il mio nome, certo. Io allora difendevi Pacciani. Sì, 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 sì. Poi è diventato il mio avvocato dopo Fioravanti. Ho capito. Sì.
Comunque salto giù questa bestia, di Facciano, Pietro Facciani, salto addosso e ci fosse, c'era anche un'altra Italia. E gli tirarono un colpo nell'orecchio lì. E messo un urlo. Poi la Quantonio, uno lo tiene e quell'altro gli dà le coltellate nei polmoni. Poi lo dispersarono la testa, gli presero di tutti. Dopo sì, gli messi il filo di ferro al collo, che lo volevano buttare nel lago, messo questo filo di ferro e metti di po' un peso a questo filo, gli allegavano un peso di un sasso grosso e lo buttavano nel lago, così non sapeva nulla nessuno. Un tiratore si gira, ha notato che Giampiero ha una tecnica particolare. L'uomo si presenta, Giampiero ha una brigadiere amore dell'arma dei carabinieri. Anche lui è un tiratore scelto. Giampiero è contento. Mi sembra che mi stiano raccontando un film. Lei assomiglia un po' a Anthony Hopkins, secondo sì, me. Sì, me l'hanno detto, sì. Mi hanno detto, eh? Sì. Sempre con i mostri, sempre la storia. Lo sguardo. La storia degli mostri sciattolo. Sulla quantità di crimini, tutti quanti, non risolto, strage, terrorismo, eccetera. Allora, a me sembra che sia certo
che stai behind Gladio sia esistita con caratteristiche cerebrali, poi più tardi discuteremo a lungo. E a fianco ed inoltre a questa stai behind certamente hanno funzionato e probabilmente funzionano ancora altre reti parallele, certamente criminali, certamente con connessioni con servizi segreti stranieri e italiani, probabilmente anche con settori della mafia e con organizzazioni terroristiche straniere sia dell'est che dell'ovest che del Medio Oriente. La notte in cui gli alleati entrarono in Roma, riunì tutti gli stay behind tedeschi di cui aveva gli indirizzi, li mise in carcere, poi li consegnò agli americani e furono tutti neutralizzati. Questi, quando andarono via i tedeschi, io pensai che non avrei trovato nessuna di queste persone, invece c'erano tutti, perché era un'operazione di lasciare le persone sul posto, mano a mano che si ritiravano. Per cui non avevano bisogno di farli passare le linee. Qualche cosa come che si è detto, e come lei saprà come me, meglio di me, a proposito dell'operazione Gladio. E così consegniamo a lui tutto quello che avevamo sugli stay behind tedeschi, cioè sulle reti di spie tedesche. Poi in agosto comparve Jim Angleton. Cominciò ad arruolare i fascisti perché credeva che il miglior modo di controllare i comunisti fosse quello di reclutare dei fascisti. Uno dei più duri era il principe Valerio Borghese, che comandava la cosiddetta decima massa. Secondo me il compito degli stay behind era semplicemente quello di assicurare, nell'ipotesi peggiore di tutte, quella di un partito comunista salito al potere, la presenza sul luogo di alcuni agenti in grado di consigliarci, a dirci quello che succedeva e restare sulla piazza per fornirci informazioni anche dopo il verificarsi di un colpo di Stato. La modifica consisteva nel consenso del governo firmatario a non perseguire gli attivisti di destra, gli anticomunisti e le loro attività nei rispettivi paesi. Non è improbabile che alcuni gruppi di destra venissero reclutati e trasformati in stay behind, perché ci avrebbero effettivamente informati che se stava per cominciare una guerra. Quindi usare elementi di destra non per scopi politici, ma per ottenere informazioni è legittimo. Gente che sapeva maneggiare molto bene le armi, squadre di 9 persone, di cui c'erano 2 capi per ogni squadra, perché conosceva, alcune dovevano conoscere dove c'erano i depositi di armi, i depositi di leader e anche qualche deposito dove c'erano dei denari. Ma solo le persone che simpatizzavano con la politica americana e i suoi obiettivi vennero informate di questo. Ai leader politici che erano contrari e inaffidabili non fu detto niente. Una volta mi portò in un certo posto dove scavammo e tirammo fuori i fucili, granate, pistole, tutto accuratamente impacchettato. Lui mi disse: abbiamo migliaia di armi sparse in tutto il paese. E cosa mi sospettì e fece un rapporto? Mi risposero: ne siamo al corrente. Lavorano tutti per noi nel caso i comunisti dovessero passare la cortina di ferro. Il problema italiano non si può paragonare a nessun altro, perché per gli italiani il maggior pericolo, il numero uno, non era l'esercito sovietico, ma era un pericolo interno del Partito Comunista Italiano, che aveva avuto, credo, il 40% dei voti alle elezioni precedenti. Scelba aveva paura proprio di questo e disponeva perciò di depositi di armi e di squadre di intervento. Molto significativo che negli anni Ottanta si fosse sviluppato un terrorismo che utilizzava i mass media per provocare il panico nell'opinione pubblica e nella classe politica. Questo terrorismo poteva avere due origini, poteva essere di estrema sinistra o di estrema destra, provenire da governi stranieri o da servizi segreti che lavoravano per degli stranieri. Un terrorismo che mirava a destabilizzare la società democratica. Proprio questo.
questo che noi avevamo progettato. Organizzare bande e gruppi come questi e lasciarli andare per conto loro, assicurandoci che sopravvivessero e avessero rifornimenti, capite? Proprio per creare un clima di terrore nel paese. Dopo 4 anni di omicidi e rapine compiuti senza un movente riconoscibile, gli assassini del Brabante Balbone improvvisamente scomparvero. La loggia più dove? È un centro di potere occulto. È un centro di potere palese, occulto per l'opinione pubblica, non per lo Stato e i vertici dello Stato. Ha fatto la sua funzione ben precisa in questa battaglia anticomunista. E che considero una struttura di quelle strutture parallele che possa recuperare Claudio. Non con compiti militari, ma con compiti di politica interna, di sovversione interna. Yeah.
da una delle tante perizie di De Lutis leggiamo: esiste una struttura occulta all'interno della SIP. Le prime indiscrezioni si ebbero all'epoca della commissione More, quando l'ex questore di Roma, Migliorini, dichiarò alla commissione che vi erano alcuni generali che a una certa età vanno nella riserva, diventano dirigenti della SIP e costituiscono una struttura di sicurezza. La struttura è materialmente costituita da una serie di persone che detengono un apposito NOS, nulla host di sicurezza. Vi sono alcune stanze alle quali hanno accesso soltanto le persone provviste di NOS. Non è chiaro se in queste stanze vi sia un archivio o vi siano strutture per intercettazione, o come è probabile vi siano ambedue, magari in sedi diverse. Il NOS della SIP, analogamente a quelli degli uomini dei servizi segreti, sono concessi dall'Autorità Nazionale della Sicurezza. Ritengo che si occupi, così come per gli uomini dei servizi, l'apposito ufficio che c'è nel CESIS. I NOS SIP hanno regolarmente la validità di 7 anni rinnovabili. Azione pervenutami nel 73-74 da una parte di un giornalista che ora è dirigente della STET, secondo la quale in via Cristoforo Colombo numero 142 o in un palazzo adiacente vi sarebbe un ufficio speciale della SIP, all'interno del quale un intero piano è interretto al personale SIP, piano al quale potevano o possono accedere solo persone munite di speciale tesserino. Secondo le informazioni di allora, questo ufficio collegato alla CIA di Roma sarebbe in grado di stabilire intercettazioni telefoniche abusive su tutto il territorio della provincia di Roma o della regione, senza passare per la struttura normalmente usata per le intercettazioni. Stefano, queste armi conservate presso carabinieri e anche alcune caserme dell'esercito, e il sistema col quale chi era destinato poteva prelevare queste armi era il raffronto con una banconota da 1000 lire, metà della quale era in possesso di chi doveva prelevare l'armamento, metà della quale invece era in possesso del comandante della caserma. Una parte dei depositi erano nelle loro caserme. Conoscendo l'arma dei carabinieri, è inconcepibile che un comando periferico, anche un generale periferico, non racconti al comando centrale. Yeah.
E nel 1985 dove lavorava? Cimitero americano di Firenze. La località come si chiama? La località c'è mezzo in Prunetta e mezzo in San Casciano. Persone ne vide la ragazza e il ragazzo li vide? C'era, l'ho visto tutti e due quei giorni. Erano gli stessi? Gli stessi, sì. Sicuramente per lei era sì. La stessa auto e gli stessi ragazzi? Sì. E mi fermate perché mi è rimasto sorpreso che ho visto uno con un divisa, sembrava un divisa marroni, tipo forestali o ananas. Io lavorando là da anni conoscevo quasi tutti e mi rimaste perché non conoscevo questa persona. E mi fermava operaia dell'ANAS per forestale. Il sembrava o forestale o dell'ANAS. Oggi lei in quest'aula vede qualcuno che sia pure con le sembianze di oggi assomiglia a quella sì. Che si conosce. Sì, Marco e il Pacciani. Sì, senza, accanto a lui. Non ho altre domande, grazie. 6 anni. Oh, quindi anche nel 68 c'era in Italia? Sì. Bene. 70, non lo so, io ho detto 68, l'ho buttato lì. Ed è, si è sempre occupato di bare, di morti, di cimiteri? No. Di che cosa? Lavoravo della polizia criminale prima. Ah, polizia criminale. Quindi aveva anche delle pistole? Scusi? Aveva anche le pistole? No. Ma la polizia criminale non ha pistole? Sulle mani. Allora il signor Pacciani, quello che è in mezzo ai due avvocati, assomiglia alla persona sì. Che lei vide. Questa matrice, no, non ci siamo capiti. No. O non ci vogliamo capire? No, io non ti ho capito, avvocato, scusa. No, tu m'hai capito, ma tu non no, ci vogliamo davvero capire. Davvero non ti ho capito. Te lo dico io che tu m'hai. Ah, quindi questa faccenda dei carabinieri di Nettuno è dopo, nell'89. Sì, sì. Quando ho sentito la radio la mattina dopo. Sì, preciso non ricordo, ma l'ho sentito. La radio la mattina dopo. La radio dopo. Poteva essere giornali, ma in qualche modo l'ho visto. Non è mica obbligato. Un po', effettivamente. Allora, il testimone non deve essere ripreso, quindi attenzione. Basso. Mettetevi davanti, per favore. No, non collochi Pacciani, non collochi Pacciani. Lei non parli con il deputato. Mettetevi a una certa distanza. Allora, vediamo. Visibilmente, più vicini per cortesia, mi pare che... Welcome.
vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che nonostante due imputati esistano e addirittura stiano affrontando il processo di secondo grado, messaggi minacciosi continuano, attribuibili a Ludwig, continuano ad arrivare. Nin Guarienti, il giornalista Nin Guarienti, buonasera, ne ha ricevuti alcuni, si accomodi Guarienti e ci dica che cosa ha ricevuto e in che cosa consiste la minaccia contenuta nei messaggi che ha avuto. Io ho ricevuto prima una cartolina, la cartolina che su un primo momento non mi ha lasciato questo niente, quando avvenne? Circa un mese e mezzo fa, una cartolina con saluti da Legnano. Saluti da? Legnano. 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 Dietro c'era, come saluto da Legnano, la parola Shalom. Shalom. Che è il saluto che vuol dire pace in ebraico. Ecco, io sul primo momento ho molti amici ebrei anche a Verona, sono stato giù in Israele una volta per un mesetto, per cui l'ho attribuito a un saluto di un mio amico. E sono andato a di lì, ma sei stato, come mai mi hai mandato una cartolina con Legnano, saluti da Legnano e Shalom. E lui mi ha detto no, io non ti ho mandato assolutamente niente. Poi, guardando con attenzione la cartolina, c'era mai 14, cioè 14 maggio. E tre date accanto, Israel 1948, Shema 1983 e Shalom 1988. Poi con solchi ciechi, con solchi ciechi c'era la scritta Eros Milano, cioè ricordava. Le ipotesi sono cresciute quando mi è arrivata una settimana fa proprio un'altra busta. Questa busta conteneva un dépliant pubblicitario con di una rubinetteria, di una fabbrica di rubinetti, con scritto RAF, che poteva ricordare Rotterdam Effraction. In solchi ciechi sempre una data, 26 febbraio, che qui è stata ricordata più e più volte, certo. 1946, NU colum laut, cioè Norimberga, un processo, la data della sentenza del processo di Norimberga. Una simbologia complicatissima. Una simbologia complicatissima. Con questo una serie di fotocopie, di articoli che parlano di delitti che sono rimasti impuniti, di delitti che ancora non hanno Guarienti, ma e accanto, cosa misteriosa sul primo momento, una catenina con sette ciondolini, sette palline, che sul primo momento mi ha lasciato stupito, non aveva nessun punto di riferimento. Me la faccio vedere. Però nelle fotocopie si fa riferimento. Una normalissima catenina da ferramenta. Da ferramenta proprio. Leggendo le fotocopie degli articoli che riportavano delitti non impuniti, non ancora scoperti. My reality. They keep me locked up in this cage. Can't
things into my brain, assuring me that I'm insane. They think our heads are in their hands, but violent use brings violent plans. Keep him tight, it makes him well. He's getting better, can't you?